Tantissimi auguri a tutti, volontari e volontari, tutto il nostro personale di questa grandissima famiglia di ANPALS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Da Bolzano a Trapani, passando per tutte le regioni, siamo tantissimi, siamo stati veramente forti, bravi in quello che è stato il primo sprint della prima ondata e ora forti in questa maratona che dovrà e deve continuare per essere cittadini attivi, cittadini consapevoli, persone che come sempre i nostri nonni, i nostri padri hanno fatto e noi lo stiamo dimostrando, improvvisando nuovi servizi, nuove attività, creando momenti di condivisione, di vicinanza, di gioia, pur da distanti, ma vicini. Vicini nell'operatività con le nostre ambulanze, con i nostri mezzi, andando a bussare a casa delle persone più fragili che stiamo aiutando. Ogni situazione drammatica porta con sé dolore, sofferenza, un ricordo che sarà sicuramente indelebile nel nostro futuro, quando sperabilmente da anziani ricorderemo ai nostri nipoti quello che abbiamo passato, e sarà un qualcosa che spero lasci un messaggio positivo al di là di tutto e delle sofferenze, e un momento di crescita, un momento di importanza di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo, anche quando all'inizio ci applaudivano dai balconi e poi invece ci seguivano con le ambulanze perché si faceva paura apposta, cosa assolutamente ovviamente non vera. Noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. Un abbraccio forte a voi, importante un enorme abbraccio ai nostri familiari che ci supportano, sopportano in questa pazza idea di fare volontariato. Davvero un abbraccio grandissimo, di tantissimi auguri, di buon Natale, di buon anno, insieme, distanti, magari via Zoom, via Skype, ma con il grande cuore, il grande amore per le nostre associazioni, le nostre pubbliche assistenze, il nostro movimento ANPALS. Augurissimi ancora una volta a tutti noi.